Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo tornati su Chess. Ma perché sto facendo un video sugli scacchi? Beh ragazzi, in quest'ultimo periodo non si sa il perché, non si sa il come, non si sa il quando Chess, o meglio scacchi in italiano, sta diventando tipo il gioco più famoso del mondo. Infatti andando a vedere pure la classifica, è il primo ragazzi per iPad come app gratuite, come il primo gioco nelle classifiche. Adesso non so se sia pure sul telefono, ma mi sembra che sia la stessa cosa. Comunque è un gioco che sta andando un sacco di moda. Non mi spiego il perché, non so il perché in questo momento è il gioco più giocato. Mi sembra che forse è uscita una nuova serie su Netflix relativa agli scacchi, potrebbe essere una cosa del genere. Comunque raga, se voi sapete qualcosa del perché chess o scacchi sta diventando così famoso in quest'ultimo periodo, ditemelo nei commenti, perché sono davvero curioso di scoprire una moda del genere. E comunque oggi vi porto un video su questo gioco, lo andiamo a provare insieme, ne parliamo un attimo, vi spiego perché, vi spiego il quando. Io spero che in questo periodo, essendo che Clash Mini ragazzi in pratica scacchi 2.0 o una cosa del genere, io spero che Clash Mini venga rilasciato in questo periodo, essendo che scacchi sta davvero esplodendo. Comunque noi ci entriamo subitissimo. La cosa che mi fa molto ridere è che raga, scacchi, chess è uno dei giochi più vecchi del mondo, cioè è un gioco antichissimo, un gioco giocato da anni e anni e anni. E quindi raga, è pazzesco che vada ancora di moda un gioco del genere. Comunque scacchi io ci ho sempre giocato fin da piccolo, è un gioco che davvero amo. L'unico problema, non so giocarci, o meglio non sono così bravo, però so comunque le cose basiche, so comunque come si gioca, e oggi lo andremo a provare insieme. Ditemi in commenti se voi ci giocate. Io ogni tanto ci gioco, comunque preferisco Clash Mini, non iniziate ad insultarmi, lo so, è molto meglio chess, però comunque io come tipologia preferisco Clash Mini, è più dinamico. Comunque sono giochi abbastanza diversi in sé per sé. Noi ci facciamo subito un game. Al momento il gioco di scacchi che va più virale è chess.com, perché mi sembra che ci sono state varie cose, è il gioco più aggiornato, è l'applicazione con più funzionalità relativa agli scacchi. Oggi lo andiamo a provare insieme, non so se potremo farci altri video, altre serie. Comunque noi ci facciamo qualche game, iniziamo una partita. La cosa molto bella è che ci trova contro tutto il mondo, possiamo giocare online, offline, queste cosette qua. Lui già starta. Allora io vi dico raga, non so giocare, non sono così pratico, però un minimo riesco a giocarmela. Non so termini, non so nulla raga, so solo che solitamente si inizia con i pedoni nelle prime due linee, che sono le cose basiche un attimo degli scacchi. Poi parto subito col mio alfiere. È molto molto divertente ragazzi fare un commento e di registrare un video su scacchi, cioè non l'avrei mai pensato in tutta la mia esistenza di poter creare un video o un contenuto sugli scacchi. Fa davvero molto ridere. E io parto subito col mio bellissimo cavallino che si fa la sua bella position. È un gioco così tanto bello, così tanto complesso, non è da tutti saperlo giocare. Infatti io non ci so proprio giocare. Io ho messo il cavalluccio là. In questo momento voi state vedendo un gameplay davvero davvero cringe, perché proprio raga non so quello che sto facendo. Ovviamente ragazzi so che non so giocare, quindi ditemi nei commenti qualche consiglio, qualche trick, qualche tip, così posso migliorarmi. E vediamo se questo video va bene, casomai ci faccio qualche altro video, non lo so, sarebbe molto divertente. È pazzesco come alcuni giochi ragazzi che vengono creati rimangono giocabili per anni, un po' come i giochi Supercell che vengono sempre giocati come Clash of Clans per anni e anni e anni. Allora lui mi ha messo l'alfiere, me l'ha spostato e io potrei partire con la mia regina, che non ha molto senso raga, io non so quello che sto facendo. Però noi muoviamo gli scacchi, facciamo robe mistiche, poi ci sono tutte le coordinate, non so se si chiamano così, per dove vengono spostate le pedine. Fa molto ridere che io vi devo spiegare come funziona il gioco, perché è un gioco vecchissimo, cioè tutti quanti credo che sappiate un minimo come funziona scacchi e che ci abbiate giocato almeno una volta nella vostra esistenza. Comunque siamo contro uno che ha il nostro stesso punteggio. Lui ritira il suo bellissimo cavalluccio e io potrei fare una giocata con lui, però mi sembra molto molto inutile. Allora sposto subito il mio cavallino. È molto divertente raga, molto divertente. Magari in futuro con qualcuno di voi possiamo farci pure un 1v1 pazzo sgravato a scacchi e vediamo se magari mi insegni un attimo a giocare. Lo so che questo è un video abbastanza diverso dal solito, io solitamente porto video su mobile, su videogiochi in generale, però questa volta stiamo giocando un gioco sia da tavolo che da online, perché ormai per giocare con gli altri bisogna giocare per forza online. Potrei usare la mia regina, però lui me la devasterebbe. Credo che una scelta migliore sarebbe spostare un attimo il mio pedone per dare via libera al mio alfiere, anche se così diamo molta molta meno copertura al mio piccolo re. Mi fa un sacco ridere ragazzi. Allora io sposto subitissimo la regina, che mi sembra un'ottima mossa. Allora, sì, non iniziate a ridere, per favore. Non ridete, che non fa ridere. È evidente che non so giocare, quindi vai. Mamma mia, che mossa devastante, ragazzi. Mega game su scacchi, davvero, davvero pazzesco. Il bello di questi game è che possono durare pure ore e ore. In sé per sé, ragazzi, Clash Mini in pratica Chess 2.0 è la scacchiera divisa, perché questa è una 8x8, invece Clash Mini è un 5x8, che comunque ci sta. Lui mi pusha col suo bellissimo cavallino. Io, raga, ho giocato a scacchi tanto, ma tanto tempo fa, quando ero più piccolo.
piccolo. Però mi sembra che quando ci giocavo, giocavo con regole tutte mie perché non sapevo come ci giocasse. Quindi fa molto, molto ridere come cosa. Lui sposta il suo alfiere, ok, molto intenso. E io l'ho contrabbatto con un altro alfiere. Ecco, perfetto, che giocate mistiche, veramente, ragazzi. Un pro player, non so, faccio venire magari un pro player qua nel game e mi insegno un attimo a giocare. Sarebbe davvero divertente. Io sposto la mia tower. E comunque, raga, le torri funzionano un po' come i principi su Clash Mini. Sarebbe davvero bello fare un video dove gioco tipo a Clash Mini, però come se fosse scacchi. Ok, lui sposta il suo cavallino. Che game assurdi. Devasto il suo pedone col cavallo. Mi sembra un'ottima scelta. Anche se adesso lui c'ha il re e la torre in difesa. Non posso difendermi in realtà. Torno un attimo indietro col mio bellissimo cavalluccio e vediamo cosa riusciamo a fare. Nel frattempo, raga, vi ricordo, mi raccomando, seguitemi su Insta, Instankiri, se volete chiedermi qualche cosa, se volete darmi magari qualche consiglio su come giocare a scacchi. Lui mi sta per fare il devasto con quella torre. Io sposto la mia torre in 8F. Già iniziamo a chiamarli con i nomi e le lettere. Un attimo così facciamo più professionali, ragazzi. È bello che c'è pure la chat veloce. Io scrivo thanks. E mi sta devastando, ragazzi, mi sta devastando. Comunque possiamo tornare indietro e avanti per vedere le mosse che ha fatto. Non so come giocarmela. Si vede? Sì, credo che si veda abbastanza. Potrei spostare qua l'alfiere, non credo che mi possa danneggiare qualcosa. Avanzerò probabilmente col cavalluccio. Raga, se vinco giocando in questo modo è davvero un miracolo. Un bel like per questi test molto sus. Comunque domani esce il nuovo gioco Supercell, quindi tenetevi pronti. Lui mi ha killato la regina, me l'ero scordato. Mamma mia che pro player che sono, veramente. Sposto la torre. Ok, torna indietro con la sua bellissima torre. Ma il Bunkiri, pro player di scacchi, all'improvviso la devasta con il mio bellissimo cavalluccio. Io ho 6 minuti e 44. Mi sembra un'ottima giocata in realtà. Io gli ho spammato tanti grazie, non me ne ero accorto. Sposta la regina. Come possiamo giocarcela? Io non posso devastarlo col cavalluccio, non ci arriva giustamente, perché lui ha un raggio abbastanza ambiguo. Posso provarci con una torre. Infatti posto la mia torre in G8. Mamma mia che professionalità, ragazzi. Ogni volta che chiamo le caselle con le lettere e i numeri mi sento davvero un pro player. Posso killarla col mio piccolino? No, non posso killarlo. Gli do un altro push aggressive? No, perché lui me lo killa. Ho spostato il mio re. Non so se è una buona giocata, non credo, però comunque ci sta. Ok, al momento lui mi sta facendo tipo scacco matto, mi sembra. Quindi mi tocca spostare ancora il re. La vedo molto dura. La vedo molto molto dura. Mi ha killato di tutto. Ottimo, ragazzi, abbiamo perso. Però il mio cavallo non si fa smentire. Lui vede una zona ottima dalla sua parte. Tac. È giocata, ragazzi. Non so se è una giocata buona. Però mi sembra che nessuno dei suoi pedoni mi possa attaccare. Se io sposto il cavallo in questa posizione, lui me lo può killare con questo bellissimo re. Quindi mi conviene starmi fermo. Killo il suo pedone, che è giocata da pro player, veramente. Cioè, non sapevo cosa fare in realtà, però... Ma io tipo non posso skippare il turno. Non credo proprio, non credo proprio. E allora metto qua il mio re. Perché ho la vaga sensazione di aver perso? Eh? Perché ci sono due regine? No, raga, non sto capendo. Da quando esistono tipo le abili di sto gioco? Vabbè, no, niente, raga, è finita qua. Non ci sto capendo più niente. Ho la vaga sensazione di aver sicuramente perso. Vabbè, è un po' vaghina, un po' vaga. Ottimo, il bianco vince. Vabbè, ragazzi, era ovvio che non vincevo. Comunque, io spero che questo video sia successo, vi sia piaciuto. Strano, ditemi nei commenti perché sto gioco è totalmente diventato virale a caso. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale. Guardate i video, sono appena partiti qua accanto, che sono uno più bello dell'altro. Fate l'abbonamento per ricevere un sacco di vantaggi da parte mia, tra cui la mia amicizia su tutti i giochi. Pure successo, se proprio volete. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.